Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 964192 348 0117609. La nave Mare Oceano, dopo la missione sulle coste calabresi, è giunta in Basilicata per controllare se nei fondali vi fosse una delle navi con rifiuti inquinanti affondate dalla criminalità organizzata. A largo tra Maratea e Palinuro, l'imbarcazione ha individuato un piccolo scafo di 20 metri e circa 200 anfore romane datate tra il III e il IV secolo a.C. Dopo Cetraro, ancora un esito negativo nella ricerca di rifiuti tossici. Ospite a Reggio, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al CIPE Gianfranco Micichè conclude presso il Consiglio regionale i lavori del convegno Sud Istituzioni sulla problematica e i progetti strutturali per il Mezzogiorno. In primo piano il ponte sullo Stretto, con riferimento ai finanziamenti stanziati dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, 10 milioni di euro da investire su piccole e medie infrastrutture. Sono saliti a 30 gli indagati che hanno chiesto il rito abbreviato al GUP di Catanzaro nell'ambito del processo Why Not sulla presunta gestione illecita dei fondi pubblici. Tra coloro che intendono avvalersi di tale opportunità, il governatore Agazio Loiero, l'ex presidente della regione Giuseppe Chiaravallotti, l'imprenditore Antonio Saladino e i consiglieri regionali Sergio Abramo e Pasquale Maria Tripodi. Non è cessata l'ondata di sdegno per l'attentato intimidatorio ai danni del presidente della commissione consiliare alle attività produttive di Catanzaro, Andrea Ranieri, a cui era stato fatto trovare appeso un capretto scuoiato al cancello della sua villa nel quartiere Siano. Numerosi gli attestati di solidarietà ricevuti dal consigliere, con la richiesta avanzata dal capogruppo dei socialisti per l'Ulivo, Umberto Aracri, di un apposito consiglio comunale. Presentato presso la sede dell'ASP di Cosenza il nuovo ambulatorio per la cura dello scompenso cardiaco dell'ospedale civile di Castrovillari. Un ambulatorio moderno che mette in comunicazione paziente e medico attraverso un percorso telematico, il quale prevede, oltre alla cartella clinica su pendrive, anche un dispositivo di telecontrollo. Commemorazione nel 18° anniversario della morte del senatore Francesco Franco, per tutti Ciccio Franco, a Reggio Calabria. Ieri, davanti al monumento presso l'anfiteatro che porta il suo nome, il sindaco Giuseppe Scopelliti, insieme ai familiari e a diverse autorità cittadine, ha voluto ricordare il leader dei Boia Chi Molla e appassionato protagonista dei moti per Reggio Capoluogo con un omaggio floreale. Un pomeriggio trascorso all'insegna della letteratura, quello di ieri a Cosenza, con la presentazione al pubblico di due libri che trattano un tema sempre attuale, la mafia. Il primo, di Elio Veltri e Antonio Laudati, Mafia Pulita, in occasione della quinta edizione del Festival della Filosofia. L'altro, Malitalia, storia di mafiosi, eroi e cacciatori, di Enrico Fierro e Laura Prati. Prodotti tipici calabresi sulla tavola della regina Elisabetta II d'Inghilterra, precisamente cipolla rossa di Tropea e vino Ciro Doc. A rivelare il gustoso particolare, Shasta Chapman, un cacciatore di cipi che ha accettato l'invito di Union Camere e oggi assaggerà anche i prodotti sott'olio e le conserve di Marcellinara. A comunicarlo il presidente e il segretario generale dell'Union Camere, Roberto Salerno e Donatella Romeo.